Enzo Coloni era un pilota di buon livello tra gli anni 70 e 80 nelle categorie inferiori del motorsport, ma per un motivo o per l'altro non era mai riuscito a vincere un titolo. A un certo punto, nel 1982, decise basta. Voleva gestire lui ogni aspetto della vettura con cui correva. È così che nasce una storia veramente incredibile, quella della Coloni Motorsport. Bentornati sul canale della Formula 1 Dimenticata. Un cordiale saluto da Andrea e un cordiale invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutti, ma dico tutti, neanche uno dei prossimi video. Ma adesso cominciamo perché la storia della Coloni è una delle più attese sul canale ed è anche veramente molto particolare. Quindi, let's go, come direbbe un altro componente di questo canale. La storia della Coloni Motorsport, dopo un'infinita serie di secondi posti e amare delusioni, nasce, per la verità, sotto i migliori auspici, perché nel 1982, al primo anno di storia del suo team, Coloni riesce a vincere quel titolo che nella F3 italiana era diventato praticamente una chimera. In quell'occasione forse si rese conto di essere più portato per il ruolo di team manager piuttosto che pilota, preferiva gestire insomma la sua scuderia dal dietro le quinte o dal dietro muretto. Ci furono per la verità in quell'inverno contatti con diversi team in Formula 1, primo fra tutti la Tolman, che provò a Donington nel bagnato, fece tre testa coda e finì a un secondo e mezzo dal tempo del pilota titolare Derek Warwick. Testò anche la vettura della Arrows per un solo giro, per la verità, perché poi la nebbia scese sul circuito impedendo di svolgere qualsiasi altro tentativo. Insomma, Coloni come pilota non aveva molta fortuna e d'altronde, se ci mettiamo nei suoi panni da team manager, aveva portato un team debuttante a vincere il titolo al primo anno della sua storia, quindi diciamo che era una dote veramente molto particolare. I risultati che ottiene da quel momento in poi hanno quasi dell'incredibile. Nel 1983 vince di nuovo il titolo della F3 italiana con un certo Ivan Capelli, che si porta a casa ben 9 vittorie su 11 Gran Premi, col compagno di squadra Stefano Livio che chiude il campionato in seconda posizione. Nel 1984, vista la scia di ottimi risultati, si decide di far debuttare il team nella F3 europea, sempre con Ivan Capelli come alfiere della scuderia. E il debutto è ottimo, infatti la Coloni si aggiudica il campionato e fa doppietta anche col titolo italiano conquistato da Santin. La sequela di successi però non si arresta, continua. L'anno successivo vince nuovamente la F3 europea, questa volta con Alex Caffi al volante, mentre nel campionato italiano arriva appena secondo dietro alla Forti di Franco Forini. Due nomi che veramente uno dietro l'altro fanno venire la pelle d'oca, dite la verità. Però è stata un'esperienza molto bella perché ero finalmente in un team molto competitivo, ma soprattutto ben organizzato, avevamo degli sponsor importanti, un'organizzazione forse la migliore all'epoca, non solo nel campionato italiano ma anche a livello europeo. Insomma, abbiamo avuto varie difficoltà, sono stato però l'unico con una vettura non da Lara a riuscire a vincere a Pergusa e anche in altre, adesso in altre occasioni non ricordo, però la gara di Pergusa la ricordo sempre con molto piacere perché ancora oggi con il mio caro amico Franco Forini che ci lottammo la prima posizione fino all'ultima curva dell'ultima chicane, dell'ultimo giro. Ancora si ricorda la staccata a quella curva che mi ha permesso appunto di sopravanzarlo e di vincere l'ultima vittoria con la Dallara, tra l'altro modificata appunto da Coloni nelle pance laterali per essere più aerodinamica. Insomma, quindi era un team che non stava con le mani in mano. E poi dopo sono riuscito comunque, siamo riusciti anzi ad acquistare una Dallara per le ultime gare. E sono riuscito comunque a rimontare e a finire in seconda posizione l'italiano e poi ci siamo presentati alla finale europea davanti a un grande pubblico e davanti a tanti campioni di tutte i primi sei di ogni campionato nazionale dell'Europa
E lì c'è stato il grande slam, come dico io, perché sono riuscito a ottenere la pole position, giro più veloce in gara e vittoria. E quindi consacrarmi, insomma, campione europeo con questo bellissimo team. Nel 1986, nel campionato italiano, il duo di piloti della Coloni, Nicola Larini e Marco Apicella, si contende il titolo fino all'ultima gara e sarà alla fine il toscano a prevalere, con il compagno di squadra che chiude comunque in seconda posizione. Avviene tra l'altro anche il debutto in F3000 con Gabriele Tarquini come pilota di punta. Alla fine di quell'anno, però, arriva la svolta. La FIA infatti per il 1987 decide di favorire il rientro dei motori aspirati a fronte dei costosissimi turbo, e questo attira molte scuderie delle categorie inferiori a fare il salto, il grande salto in Formula 1. Tra questi c'è anche il lupo, come veniva soprannominato Enzo Coloni. Il progetto si preannuncia veramente ambizioso e Enzo Coloni ha in mente di portare in seno al team un nome che in quegli anni è in forza alla Williams e che, se siete appassionati di questo canale, avete già sentito e che adesso vi farà venire un brivido lungo la schiena: Enrique Scalabroni. Proprio lui! È in progetto inoltre di ampliare il capannone della squadra, che si trova a Passignano, e inoltre si trova l'accordo per la fornitura dei motori Cosworth, adesso tutti insieme, economico e di facile installazione, come dice anche la nostra maglietta che potete comprare. Guarda come te lo faccio il merchandising, eh? Alla fine il sogno Scalabroni non si concretizza, ma poco male, perché a progettare la vettura sarà il giovane Roberto Ori, a solo 25 anni, con un progetto ambizioso, ovvero debuttare al Gran Premio d'Italia 1987. Viene così alla luce la FC187, un progetto sostanzialmente convenzionale, decisione dovuta al fatto che una monoposto semplice fosse più facile da mettere a punto, e questo era un vantaggio ovviamente per un team debuttante e che aveva già grossa esperienza da vittorie su vittorie nelle serie inferiori. La vettura fu realizzata interamente nello stabilimento Coloni, con la monoscocca di carbonio cotta direttamente nell'autoclave dell'azienda. Però ecco, con quelle 7, 8, 10 persone riuscivamo a... abbiamo fatto un bel lavoro, veramente un bel lavoro, e ci si divertiva anche, perché diciamo che era, come posso dirti, una famiglia. Si stava, si lavorava, si smetteva, si tornava anche dopo cena a farle notare, a star lì, oppure si mangiava la pizza mentre lavoravamo. Era tutto bello, diciamo bello. Si fa il primo shakedown all'autodromo di Magione, in Umbria, con la vettura condotta dallo stesso Coloni, mentre la squadra la settimana dopo partecipa ai test a Imola con tutte le altre scuderie di Formula 1. Provo delle sensazioni incredibili, emozioni molto forti, difficili da spiegare, controllate però dalla realtà dell'impegno che mi sono preso. Con queste parole di Enzo Coloni si arriva al Gran Premio di Monza, dove la scuderia Umbra si iscrive con Nicola Larini come unico pilota. Il weekend, diciamocela subito, non andrà assolutamente bene, perché il venerdì la vettura non gira per problemi di pescaggio di benzina, mentre il sabato rompe la frizione e il suo unico tempo sarà 13 secondi più lento della pole position di Piquet e non riuscirà a qualificarsi alla gara. Il team quindi decide di prendersi tempo, salta la trasferta successiva in Portogallo e si concentra sullo sviluppo della vettura, effettuando una serie di test all'autodromo di Vallelunga. Viene provata una nuova ala posteriore, si cerca una migliore messa a punto della macchina, ma soprattutto viene risolto il problema alla frizione che aveva frenato Larini al Gran Premio di Monza. Si trattava di un gommino dell'asta di comando della pompa della frizione che creava troppo attrito. Abbiamo però evidenziato in questi test un eccessivo surriscaldamento del motore che dovremo risolvere aumentando la superficie radiante. In Spagna dovremo andare senza cofano motore e dovremo quindi rivedere anche l'aerodinamica. Sono comunque estremamente soddisfatto. Una positività, quella di Enzo Coloni, che avrà riscontro effettivo a Jerez per il Gran Premio di Spagna di Formula 1, dove Larini riesce nell'impresa di qualificarsi alla gara con un tempo migliore di quello delle due Osella. Senti che nome ti l'ho tirato fuori, la scuderia Osella. La vuoi, vero? La vuoi, la storia della scuderia Osella. Adesso goditi quella della Coloni, ma aiutaci ad arrivare a 10.000 like e ti sforniamo anche la storia della Osella. La gara purtroppo, a causa di un guasto alla sospensione, durerà solamente 9 giri, dopo che Larini nelle prime fasi di gara era salito fino al 18° posto. Ma poco importa, adesso è il momento di concentrarsi sullo sviluppo e l'affidabilità della vettura, e quindi la Coloni decide di saltare gli ultimi 3 appuntamenti dell'anno per concentrarsi sulla stagione 1988.
Inizialmente l'idea di Enzo era quella di mettere in pista già due monoposto per il campionato successivo, ma visti i problemi e i risultati della stagione 87, si decide di fare un passo indietro per essere pronti già solo con una vettura. Al posto del partente Larini viene ingaggiato Gabriele Tarquini, che aveva già corso con la scuderia in F3000, e inoltre Enzo riesce a chiudere un accordo di sponsorizzazione triennale con Haymont, che consente di concentrarsi maggiormente sullo sviluppo della vettura con anche una buona solidità economica. I test generali si svolgono a marzo sul circuito di Imola e la nuova vettura, la FC188, viene finita di assemblare appena il giorno prima. La monoposto è molto modificata rispetto alla versione precedente, infatti si era inizialmente partiti con l'idea di ridurre il peso per avvicinarsi al limite dei 500 kg previsti dal regolamento. Per questo era stato fatto grande uso di titanio, ma così facendo si è andati a toccare diverse aree della monoposto, quindi nuova sospensione posteriore, radiatori più grandi, nuova aerodinamica. Dopo il solito shakedown all'autodromo di Magione, soprattutto anche per modellare il sedile di Tarquini, il 17 marzo la squadra si sposta a Imola per i test prestagionali. E qui, nonostante un motore rotto e qualche problemino minore di affidabilità, la Coloni fa segnare l'undicesimo tempo su 21 vetture iscritte, mettendosi dietro vetture come Ligier e March, segno che la vettura è nata bene. No, il primo anno eravamo giusti per fare il cambio gomme, eravamo su 10-12 persone, non è che eravamo, cioè, un ingegnere, poi eravamo tutti meccanici che facevano una cosa che fa, però eravamo molto ma molto bravi, molto bravi, molto, veramente molto bravi, era una bella squadra. C'è però un problema ulteriore da affrontare, o meglio, si rende necessario istituire le prequalifiche del venerdì mattina per creare già una scrematura dei piloti in vista delle qualifiche del sabato. E al primo appuntamento stagionale Tarquini sorprende tutti, non solo riuscendo a passare lo scoglio delle prequalifiche, riesce anche a qualificarsi alla gara col 25esimo tempo. Ora vi direte, ma sì, è ultimo degli ultimi. E intanto però ci è riuscito. La domenica il pilota italiano compie una gara piuttosto regolare, salendo fino al 14esimo posto, quando purtroppo al 35esimo passaggio deve ritirarsi per un problema alla sospensione anteriore. È comunque un ottimo inizio di stagione che prosegue anche a Imola, questa volta qualificandosi con il 17esimo tempo. Questo nonostante la squadra non avesse una vettura di scorta e la macchina sia ancora una ventina di chili sopra il peso minimo. Questo per darvi un quadro dell'impresa che venne compiuta da Tarquini. In gara però la fortuna sarà veramente molto diversa. Si è spaccato il leveraggio dell'acceleratore nel motore. Peccato, perché aveva fatto una bella gara Tarquini fino a questo momento. Ma Gabriele stava andando di conserva, cioè mantenere la sua posizione per poi verso la fine cercare di attaccare. Il nostro obiettivo era quello di arrivare in fondo alla gara, purtroppo neanche questa volta ce l'abbiamo fatta. Dopo poi un altro ritiro a Monaco, sempre per problemi alle sospensioni, arriva il Messico, dove Tarquini ha un problema di motore alle prequalifiche e questa volta non riesce a qualificarsi. Per sua fortuna però la Eurobrun di Stefano Modena viene esclusa dalla gara per un alettone posteriore irregolare e quindi Tarquini viene ripescato alla gara, e questa volta veramente è una pietra miliare nella storia della Coloni, perché per la prima volta riesce a tagliare il traguardo in 14esima posizione, a 5 giri dal primo, ma è comunque un successo. In Canada però Tarquini fa l'exploit, infatti dopo essersi qualificato per il rotto della cuffia mettendo fuori la Minardi di Campos per soli 2 centesimi, in gara fa una prestazione memorabile, complice anche il tracciato adatto ai motori aspirati, concludendo con un ottimo 8° posto. Pensate ai punti che potrebbe valere quella posizione oggi, ma allora ovviamente non ne valeva nessuno, dato che solo i primi 6 andavano a punti. Questo sarà però purtroppo il picco della stagione, perché la squadra comincia a fare i conti con i problemi di budget. Infatti lo sviluppo della vettura ne risente parecchio e da lì arriveranno 3 mancate qualificazioni in 3 gare consecutive. Ad Hockenheim la squadra questa volta riesce ad apportare degli aggiornamenti: nuove sospensioni, nuovo rollbar in titanio, nuovo alettone posteriore e vettura che viene alleggerita di ben 7 kg. Il venerdì mattina durante le prequalifiche Tarquini è stabilmente nei primi 3, quando nelle fasi finali della sessione un problema al cambio lo costringe ai box e manca la qualificazione di un non nulla. Gli aggiornamenti però hanno funzionato e infatti Tarquini nelle gare successive riesce a qualificarsi con regolarità, nonostante il team, e questo va specificato perché bisogna rendere onore a quegli eroi che andavano in pista, il team si presentava alle gare con 7 meccanici di numero.
La cosa importante che ci è mancata con la nostra macchina 1988 era la parte aerodinamica, che non avendo tante risorse era stata fatta senza usare una galleria del vento. Alla fine dell'anno, quell'ottavo posto ottenuto in Canada consente alla Colony di piazzarsi al 14° posto nella classifica costruttori e di evitare così per l'annata successiva la tagliola delle prequalifiche, almeno per una macchina. Data questa circostanza, Enzo Colony decide che è venuto il momento di mettere in pista una seconda vettura. Tarquini però è passato alla AGS e quindi vengono ingaggiati due nuovi piloti. Uno è il leggendario Roberto Pupo Moreno, mentre l'altro è Henrik Raffanel, quest'ultimo forte del suo sponsor La Senk, che garantiva un po' di entrate. Entra nel team anche lo sponsor Malizia, con 1.800.000 lire versate nelle casse del team. A questo punto però la situazione è fin troppo idilliaca perché non succeda un problemone, e infatti succede un problemone. Il main sponsor Aymont straccia improvvisamente e senza preavviso il contratto di 3 anni, lasciando la squadra senza un'entrata principale. Rimanendo senza questa fonte di liquidità, la squadra si presenta al via della stagione 1989 con una vettura soltanto parzialmente modificata, ovvero la FC188B, mentre il nuovo progettista proveniente dall'AGS, Christian Van der Plein, lavora alla nuova vettura. Le prime due gare vanno male, entrambi i piloti infatti non riescono a qualificarsi. A Monaco però succede un miracolo. Moreno si qualifica al 25° posto, mentre Raffanel riesce addirittura a strappare la 18ª piazza in griglia. Questa impresa in qualifica deve aver emozionato troppo il cambio di entrambe le vetture, che decide di cedere, lasciando entrambi i piloti a piedi. Dopo altre due gare senza qualificarsi, finalmente a giugno, al Gran Premio di Montréal, arriva la C3. Non questa, no, è questa. La C3 è una vettura molto simile alla GS e che viene finita di assemblare nei box canadesi, ma questa macchina, rispetto alla precedente, si dimostra subito molto più competitiva. Moreno riesce a qualificarsi alla gara veramente per pochissimi millesimi, per la precisione 14 sopra la Lotus di Nakajima. La domenica però è una giornata storica perché con la pioggia Roberto Moreno si dimostra in palla, in formissima, stampa il quinto tempo durante il warm-up. In gara sotto la pioggia Moreno è competitivo, ma purtroppo quando arriva ai box una ruota non si avvita bene e quando rientra in pista il brasiliano la perde e si deve fare praticamente quasi un intero giro del tracciato su 3 coperture prima di poter rientrare ai box e montarne un'altra. Nonostante questo si trova in un'ottima 9ª posizione fin quando un problema al differenziale a pochi giri dal termine lo lascia a piedi. E purtroppo niente, è capitato che l'addetto alla ruota, tra la fretta, l'impeto, quello che è stato, perché la macchina, cioè eravamo in una buona posizione, noi vedevamo dal monitor e ancora le gare si vedevano da dentro, eravamo un pochino agitati, pioveva, smetteva, poi e niente, è successo che a cambio gomme la ruota di davanti non è stata fissata un dato, cioè c'è poco, alla fine è successo questo, il ragazzo ha detto alla chiave, ha messo su dado, l'ha stretto, ma non aveva stretto, invece che essere impanato dentro, era impanato leggermente, via e è successo quello che è successo. Un vero peccato, perché senza questi due problemi la vettura sarebbe stata sicuramente in zona punti. E purtroppo la situazione durante l'annata non migliora, perché la vettura ha un difetto congenito di progettazione, ovvero la scatola del cambio è stata fatta troppo leggera e questo creava dei problemi soprattutto in condizioni di serbatoio pieno. Per darvi un esempio, a Silverstone Moreno riesce a qualificarsi, ma la sua gara dura tristemente solo 3 giri proprio per il cedimento del cambio. A metà stagione il team, a causa degli scarsi risultati, piomba di nuovo nella palude delle prequalifiche e questo, unito ai problemi economici della squadra, è veramente qualcosa di disastroso. Si aggiunge poi l'interruzione dei rapporti col pilota Raffanel, un po' per i suoi frequenti incidenti, un po' perché il suo sponsor è inadempiente. Viene sostituito per il resto della stagione da Enrico Bertaggia, che però avrà grossi problemi ad adattarsi alla vettura a causa dei pochissimi chilometri di test percorsi e tra l'altro durante l'annata viene anche testata la Colony da Mauro Baldi, che però non riuscirà mai a debuttare in gara. Anche Van der Plein a metà stagione lascia la squadra e questo è
un colpo di mannaia sulle possibilità di sviluppo della vettura, che però in alcune piste rimane comunque abbastanza competitiva, come ad Estoril in Portogallo, dove Moreno, così debotto, senza senso, strappa una quindicesima posizione in qualifica che ha dell'incredibile, e infatti ad oggi è il miglior risultato di sempre nella storia della Coloni. Si mette dietro addirittura la Benetton di Emanuele Pirro. Durante il warm-up l'obiettivo è uno e uno solo, stare alla larga da guai e inconvenienti, e infatti Moreno centra in pieno Cheever, costringendosi a partire in gara col muletto, muletto che lo lascia a piedi dopo solo 11 giri. Dopo questo inconveniente dovuto a un guasto alla centralina elettronica e altre tre gare senza qualificarsi, finisce una stagione che definire deludente è dire veramente poco. Ehi, Andrea, fermo, aspetta un attimo. Ti sei dimenticato di dire che la Coloni sarà una delle 14 scuderie che parteciperanno al campionato dimenticato. E potresti essere proprio tu a farla scendere in pista. Sì, dico a te, proprio a te, dietro lo schermo. Se vuoi saperne di più, link in descrizione. Ciao! Insomma, per non ripetere i disastrosi risultati di quell'annata serve una svolta, che arriva dall'altra parte del mondo. Infatti, la Subaru ha deciso di fare il salto in Formula 1 e dopo il no incassato da Minardi si accorda con Enzo Coloni per la fornitura del motore per il 1990 e l'acquisizione del 50% della scuderia. Per la prima parte della stagione la scocca sarà quella della C3, modificata a retrotreno dal nuovo tecnico ex March Damon Chandler per accogliere il motore 12 cilindri boxer realizzato da Carlo Chiti per motori moderni, ovvero per la casa giapponese. Cambia anche il presidente, Enzo Coloni scala nel ruolo di vicepresidente, mentre ad assumere la carica più alta sarà Yoshio Takaota, ex pilota di rally per Subaru. Ho sicuramente sbagliato la pronuncia, mi perdonerete. Visti i tanti cambiamenti in seno al team, si decide di tornare a schierare una sola vettura e dopo una serie di colloqui con Herbert, Sala e Palmer si trova l'accordo col pilota belga Bertrand Gachot. Sembra veramente l'inizio di una nuova era. Il nome è blasonato, ci sono tutti i presupposti per far bene, invece si rivelerà un fiasco di dimensioni mega galattiche. Il motore Subaru, motori moderni, era poco potente, neanche 560 cavalli, ed era soprattutto estremamente pesante. Necessitava, pensate, di ben 17 kg d'olio per girare e questo portava il peso della vettura a superare di ben 60 kg il limite minimo. Sarà un fardello pesante dir poco, abbiamo già detto che è pesante, un fardello pantagruelico nell'economia del campionato. Non solo, perché a causa delle dimensioni del motore fu influenzata negativamente anche la parte aerodinamica. Infatti non riuscivano a installare un airscope sopra la testa del pilota e quindi si dovettero utilizzare due condotti laterali invece che la soluzione classica. L'inizio del 1990 è un calvario, Gachot non si avvicina neanche lontanamente alla possibilità di prequalificarsi. Peggio di lui c'è solo una vettura. La Life. Sapete già la storia? Se non la sapete, vi lascio il video qui. In Francia, per non rischiare rotture del motore, Gachot deve andare a giri bassi e questo lo porta a effettuare un miglior tempo di 4 primi, 2 secondi e 465 millesimi. Avete sentito tutto correttamente. Enzo Coloni non ne può veramente più. Aggiornamenti dai giapponesi non se ne vedono e quindi decide di far girare il collaudatore Tamburini con un classico motore Ford. Risultato, sullo stesso tracciato la vettura era 4 secondi più veloce rispetto al motore Subaru. Quindi Coloni prende il primo aereo per il Giappone e va dalla Subaru a chiedere un motore a 8 cilindri. La risposta è un secco no. E la controrisposta di Enzo Coloni è: va bene, allora straccio il contratto tra noi due e mi riprendo la mia squadra. Dal Gran Premio del Belgio con il motore Ford Cosworth e una nuova versione della vettura, la C3C, Gachot riesce almeno a superare lo scoglio delle prequalifiche nelle ultime tre gare, ma non riuscirà mai veramente a qualificarsi a causa di errori, problemi tecnici e uscite di pista del pilota belga. La possibilità più grande arriva a Monza, dove Gachot è lì per qualificarsi quando il motore Ford lo lascia a piedi proprio nella parte clou della sessione, gli ultimi istanti. Insomma, contrariamente a quanto si dice di solito, la stagione 1990 inizia peggio del peggio del peggio e finisce molto male. Comunque, per il 1991, Coloni ci vuole provare ancora una volta, anche se è già un miracolo essere nell'elenco degli iscritti al campionato,
e porta in pista un'evoluzione del modello precedente denominata C4, studiata in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Perugia. La liquidità è sempre meno e quindi bisogna virare su un pilota pagante che risponde al nome e cognome di Pedro Chavez, che si porta dietro lo sponsor Mateus, nota marca di vini. La macchina però è obsoleta, fragile e difficile da guidare. Oddio, a dire la verità, alla prima gara Phoenix Chavez stava addirittura per entrare nei primi tre delle prequalifiche, però un contatto col muro spense qualsiasi sogno di gloria. Cronici problemi al cambio e finanze prossime allo zero non consentono assolutamente un miglioramento di quella situazione, con la squadra che infilerà una sequela infinita di non qualificazioni, un anno intero passato con weekend di gara finiti ancora prima di cominciare. Al Gran Premio di casa, in Portogallo, Chavez ha a disposizione un solo motore che si rompe ancora prima di iniziare un giro cronometrato. Il pilota portoghese non ne può più di quella situazione e decide di lasciare il team quando mancano tre gare alla fine del campionato. La gara successiva è in Spagna e la squadra si presenta lo stesso, seppur senza un pilota, pur di attrarre qualche compratore, mentre per le ultime due trasferte, quelle in Giappone e in Australia, viene ingaggiato Naoki Hattori. Il pilota giapponese, tra l'altro, riesce ad assicurarsi il sedile grazie a un curioso stratagemma che vale la pena di essere raccontato. I suoi fan, infatti, potranno pagare $250 per vedere il proprio nome stampato sui sideboard della vettura. Genio! Genio! Ora, per la verità, non so come si potessero leggere quelle scritte in giapponese così in piccolo, ma, insomma, noi non siamo nessuno per giudicare, quindi. In casa sua il giapponese vuol fare bella figura, soprattutto con chi ha pagato per mettere il suo nome sulla sua vettura, e quindi stampa un tempo di 20 secondi più lento del tempo della qualificazione. Mentre in Australia fa ancora meglio, perché far peggio era difficile, con solo 4 secondi più lento. Enzo Coloni di quella situazione non ne può più. Chiede un incontro con Bernie Eccleston e gli comunica la sua volontà di ritirarsi dalla Formula 1. Il team poi verrà venduto a un certo imprenditore marchigiano di nome e cognome Andrea Sassetti, che fonderà la sua scuderia, l'Andrea Moda, ma noi questa storia l'abbiamo già raccontata sul nostro canale, quindi tornate indietro o andate qui per vederla. Il bilancio finale dell'avventura di Coloni in Formula 1 conta 82 partecipazioni, 64 non qualificazioni e solo 4 arrivi al traguardo. La Formula 1 è stato l'unico periodo della mia vita in cui ho vissuto con l'acqua alla gola. Ho commesso un grande errore, ho badato alla tecnica senza preoccuparmi degli aspetti commerciali, mentre avrei dovuto fare esattamente l'opposto. Coloni però costruirà di nuovo una carriera di successo nelle formule minori. Dopo infatti essere sceso nuovamente in F3 e aver ideato la Super Formula e la Formula Open Nissan, nel 1996 la Coloni Motorsport torna a gareggiare in F3000 con vittorie e giovani piloti di talento tirati su. Un nome tra tutti, per esempio, Giorgio Pantano. Il pilota italiano sfiorerà il titolo nella serie cadetta nel 2002 e poi ci sarà una partnership con la Fisichella Motorsport partecipando a tante serie come la GP2 Asia, la Formula BMW Europa e la Super League. Una seconda giovinezza che si conclude nel 2012, non prima di aver nuovamente sfiorato il titolo in GP2 con Luca Filippi. Attualmente esiste la Paolo Coloni Racing, gestita dal figlio di Enzo, che opera come consulente nel motorsport per piloti, sponsor e manager. Finisce quindi qui l'incredibile storia della Coloni, un team che ha avuto successi ovunque, tranne che in Formula 1, ma il binomio tra Coloni e Motorsport è indissolubile e nemmeno il cinico mondo della Formula 1 è riuscito a spezzarlo. E quindi, lunga vita alla Coloni. Bellissimo, ancora oggi io lo ricordo con piacere, quando lo vedo lo saluto con molto piacere, con molta stima, per quello che è riuscito a fare, soprattutto per quello che è riuscito a fare in Formula 1, perché io l'ho seguito seppur da concorrente all'epoca, perché ero in Scuderia Italia, però riuscire ad entrare in quell'epoca nella Formula 1 e ottenere anche dei risultati importanti come è riuscito ad ottenere lui non era cosa da poco, quindi ha avuto questo grande coraggio, una grande persona, magari taluni lo potevano definire anche un po' difficile avere un rapporto, diciamo, umano con lui, mentre invece io mi sono sempre trovato molto bene, so che lui ha sempre avuto grande stima di me, come io d'altra parte l'ho sempre avuto e ancora ce l'ho nei suoi confronti, soprattutto anche nell'85 mi ha aiutato molto, essendo anche lui tra l'altro ex pilota, quindi poteva quell'epoca a noi giovani, a me, Nicola Larini e agli altri piloti, insomma, dare qualcosina in più, quindi
ho un bellissimo ricordo e lo saluto e lo abbraccio con tanta stima, come ho detto, e tanto affetto. Bologna era una grande persona, competente, veramente competente, pilota, un gran pilota e una gran brava persona. L'unica cosa che è, purtroppo l'Umbria, il centro Italia, c'era l'università, c'è tuttora l'università, ma non sai, non... Però lui piano piano è riuscito a fare, ha fatto una gran cosa, ha fatto veramente una gran cosa.